Ciao a tutti, è domenica 15 aprile ed è sera, sono le 18:18. Io mi sto prestando a fare il mio bagaglio per lasciare questa stanza, purtroppo. Non so come farò a far stare tutto nel mio borsone. Fuori, tanto per darvi un'idea. Diluvia ininterrottamente da mesi, da giorni, e stiamo per applicare l'etichetta al suo supporto. Fatto questa operazione, saremo definitivamente abilitati alla circolazione australiana. La moto abbiamo verificato che non è stata rubata, ed è un'ottima notizia. E con questa operazione, se non strappiamo l'etichetta, saremo definitivamente liberi di partire. L'ultima cosa che sto aspettando in questi giorni sono gli attacchi delle valigie. Ricevuti quelli, saremo abilitati. Fatto, siamo ufficialmente registrati per circolare per un anno in Australia su una moto con due posti passeggero, che può trasportare due passeggeri. Dietro l'etichetta c'è sempre un messaggio di pubblicità progresso, in questo caso per quanto riguarda il bere. Sulla busta che conteneva questo, c'era sia un avviso sulla guida sicura e sia ricordarsi di allacciare le cinture. Tra le altre cose, sulle reti nazionali del Queensland ci sono spessissimo pubblicità progresso per quanto riguarda l'obesità, il fumo, le cinture di sicurezza e l'assistenza, l'assicurazione sanitaria extra. E penso che siano molto, molto avanti e molto più avanti di noi su questo tipo di cose. Ora vi saluto, che ho un trasloco da fare, sempre che non piova, anche o comunque che se pioverà me la prenderò. Saluti all'Italia.